saluto cordiale a tutti, ai docenti, agli alunni, ad alcune persone che esternamente al nostro istituto hanno deciso di partecipare a questo incontro. Come sapete si tratta della seconda lezione di storia, il titolo è Il cinema e la grande guerra. È un'iniziativa, come ricorderete, che è inserita nel quadro del Formia Festival 900, una kermesse che durerà per ben 18 giorni, dal primo al 18 di ottobre, che sta vedendo veramente una partecipazione singolare, diciamo, di non solo di personalità, di intellettuali, ma anche di tanti giovani Formia. Quindi ogni giorno c'è sempre qualche iniziativa. Adesso la sala Rimbò, sono stato l'altro giorno appunto con un incontro per questi, al teatro Emilio Gori, e soprattutto nelle scuole. Le scuole sono veramente le autentiche protagoniste, no? Con gli alunni, con i docenti, con la loro presenza così e con la collaborazione fattiva che stanno chiaramente dimostrando. Abbiamo qui oggi il piacere di avere un grandissimo ospite, è un critico cinematografico, dottor Alessandro Izzi, che relazionerà sull'argomento di oggi, e nello stesso tempo verrà posto in visione un film particolarmente interessante. Sapete quando il cinema, quando la televisione influiscano in modo decisivo sulla conoscenza dei fatti storici, tanti documenti, tante notizie, tante informazioni noi oggi abbiamo modo di ricevere proprio attraverso i filmati dell'epoca e così via. Quindi sono effettivamente delle fonti storiche per noi queste importantissime. Il film di oggi sarà Uomini contro, del grande regista italiano Francesco Rosi. Io non mi dilungo ulteriormente, vi invito all'attenzione. Sapete che tutta questa grande manifestazione è legata al nome di un grande politico sindacalista che ha insignito peraltro non solo la storia italiana, ma in particolare quella di Formia, perché ha vissuto a Formia negli ultimi anni della sua vita, il dottore Foa, al quale il Comune di Formia ha dedicato un auditorium, e nello stesso tempo tutta questa serie di, ripeto, grandi iniziative culturali legate alla storia del Novecento. Infatti era proprio volontà di Vittorio Foa quella di far conoscere sempre meglio il Novecento ai ragazzi. Frequenti erano le sue apparizioni, dato che veniva peraltro invitato dagli istituti. Abbiamo l'abitudine di discutere con i ragazzi proprio delle problematiche del Novecento. Era un appassionato, amava molto il dialogo con i ragazzi, ed è quello che in qualche modo gli organizzatori di questa importante kermesse stanno cercando di attuare attraverso questa iniziativa, che ripeto è la prima iniziativa. Quindi se ci sono delle difficoltà, se ci sono dei problemi, questo è legato sicuramente proprio a, tra virgolette, all'inesperienza, al fatto che si tratta proprio della prima occasione grande per realizzare, diciamo, un discorso così impegnativo sulla storia novecentesca. Cedo la parola ad Alessandro Izzi, prego.
visto un film famosissimo della storia del cinema, L'Uomo che sta nello spazio, di Stanley Kubrick. La domanda che dovrebbe sorgere spontanea a questo punto da parte di tutti quanti voi è: cosa c'entra L'Uomo che sta nello spazio con la Grande Guerra? Ecco, se rispondiamo in un'ottica di puro genere cinematografico, assolutamente nulla, perché L'Uomo che sta nello spazio è un film di fantascienza girato nel 1968, in un periodo tra l'altro in cui non si pensava che un genere come la fantascienza potesse esprimere grandi capolavori della storia del cinema. Questo in effetti è una cosa straordinaria, un film di genere che diventa un cult e che diventa soprattutto un film riconosciuto come capolavoro epocale. Non c'entra niente come genere, c'entra molto, anzi c'entra moltissimo nel momento in cui cominciamo a ragionare scavando dentro l'immagine. Mi riferisco anche ad una frase molto bella di Umberto Eco, che non riguardava il cinema, riguardava i libri. Diceva Umberto Eco, e dice tuttora, che i testi si parlano tra loro, anche i film si parlano tra loro, e questo film in realtà racconta, forse in maniera più significativa di tanti altri, non soltanto il tema della guerra, ma anche il tema della grande guerra, della prima guerra mondiale, anche se in realtà ci ha raccontato una cosa completamente, apparentemente estranea. Per capire quello che si intende dire, bisogna fare un attimo un riferimento al film e cominciare a scavare appunto dentro l'immagine per rendersi conto di tutti i significati che ci sono nascosti dentro. Quindi chiederò da parte vostra uno sforzo particolare proprio di analisi dell'immagine. Noi siamo in una società in cui l'immagine viene considerata qualcosa da subire passivamente. Noi andiamo al cinema, ci guardiamo il film, ci piace o non ci piace, ma noi non ci poniamo mai nell'ottica di comprendere il significato delle immagini che abbiamo davanti. Invece questo film ci obbliga letteralmente a capire. Primo elemento che ci potrebbe accomunare la Grande Guerra: L'Uomo che sta nello spazio comincia con l'alba della civiltà, ci racconta di come la scimmia diventa uomo. Lo fa attraverso un'immagine simbolica, il monolite nero, quella piccola, quella struttura enorme, gigantesca, nera, che si vedeva a un certo punto, che sembra quasi influenzare il pensiero della scimmia che sta appunto facendo quello che faceva tutti i giorni, semplicemente vivendo la sua esistenza. Il film comincia con una didascalia significativa, l'alba dell'uomo. In realtà, a parte la immagine iniziale che ci racconta un'alba, il sole che sorge, noi abbiamo a che fare con una realtà completamente diversa. La civiltà sembra destinata già dall'inizio all'estinzione. L'uomo, la scimmia ancora che deve diventare uomo, vive in un deserto. In questo deserto c'è un solo luogo in cui la vita è possibile, una pozza d'acqua, alla quale vanno a bere non soltanto le scimmie che vediamo nel film, ma anche l'altro animale, un animale di pura fantasia che si è inventato Kubrick per questo film, e che fondamentalmente non dovrebbe dare la possibilità di una nascita, di una civiltà. In questo ambiente in realtà ci sono poi tra l'altro due diverse fazioni di scimmie che non riusciamo a distinguere l'una rispetto all'altra, perché fondamentalmente scimmie sono l'una e scimmie sono l'altra, quindi sono del tutto identiche. Ci rendiamo conto che una fa parte di un gruppo o di un altro semplicemente per la posizione che occupano all'interno dell'inquadratura. Due mondi quindi assolutamente identici, due culture, se possiamo ancora utilizzare questi termini, del tutto identiche, indistinguibili l'una dall'altra. E con una piccola forzatura, già qui si sta parlando di conflitto, di primo conflitto mondiale, perché in realtà dal punto di vista strettamente culturale la prima guerra mondiale, anche se è stata combattuta in Turchia, anche se ha riguardato l'Africa, anche se ha riguardato culture molto diverse tra loro, in realtà è una guerra che si è combattuta a livello mitteleuropeo da parte di nazioni, Germania, Italia, Inghilterra e così via, che è vero, sono diverse, parlano lingue diverse, ma in realtà vivono in un contesto simile. Hanno una cultura a monte di base che è la stessa. Mozart o Beethoven, per parlare di un autore che è tanto caro, Kubrick, lo ascoltano tranquillamente in Francia o in Italia. Nell'inizio del Novecento l'opera lirica è un linguaggio musicale che parla italiano e lo parla in Russia l'italiano. Quindi la cultura di fondo, la religione, gli aspetti religiosi, anche le varie differenze tra protestanti, cattolici e così via, è una cultura che ci accomuna tutti. Quindi in fin dei conti anche la prima guerra mondiale comincia
tra scimmie che sono del tutto identiche l'una all'altra. Mi diceva una piccola forzatura, ma già un primo elemento. L'elemento che però è più significativo e più importante riguarda un'altra cosa, qui bisogna cominciare a scavare un pochettino di più all'interno dell'immagine. Quando il film comincia, le scimmie combattono tra loro nello stesso identico modo, a chi urla più forte. Non conoscono le armi, non conoscono la possibilità di utilizzare l'ambiente che li circonda per vincere la guerra. Il monolite che arriva allo spazio, alcuni lo interpretano come un'intelligenza extraterrestre che sbarca sul nostro pianeta e dà la scintilla dell'evoluzione, altri facendo un discorso più di interpretazione, diciamo, tra virgolette, cinematografica, dicono no, in realtà è una metafora per renderci conto della capacità dell'uomo di superare se stesso e quindi è una cosa che in realtà inizia dall'uomo e quindi non è un elemento esterno, non ha importanza. Il monolite obbliga, la scimmia principale per il romanzo di Arthur C. Clarke che è stato fatto sul film, che si intitola appunto Vignoresta nello spazio, e nel romanzo si chiama Guarda la Luna, già un elemento, qualcosa che ci fa guardare al di là, e questo è un primo elemento significativo, in realtà fa una cosa molto semplice, prende un osso che ha avuto sotto gli occhi per tutta la sua esistenza e per generazioni e generazioni di scimmie hanno avuto quelle ossa sotto occhio, a portata di mano, e a un certo punto fa un salto di pensiero, comincia a rendersi conto che quell'osso che non aveva mai pensato di poter utilizzare, può essere utilizzato. È un primo elemento, un salto di qualità evolutivo letteralmente, che porta la scimmia a imbracciare questo osso e a utilizzarlo in un primo tempo per cacciare gli animali, per nutrirsi. In un secondo momento, e questo è l'altro punto che c'è successivamente nel film, lo utilizza per come arma contro le altre scimmie. Il passaggio, quindi, è un passaggio significativo. Noi ci evolviamo, ci dice Kubrick, terribilmente perché impariamo a combattere, terribilmente perché impariamo a fare la guerra. E meglio facciamo la guerra, paradossalmente più ci evolviamo. E questo è un pensiero che per tutto quanto il cinema di Kubrick diventa un'ossessione costante. Kubrick ha parlato della guerra in tutto il suo cinema, lo aveva fatto già 11 anni prima, nel 1957, con un film che si intitola Orizzonti di Gloria, che parte della prima guerra mondiale. E quando pensiamo a Kubrick è un regista che dice una cosa in un film, 10 film dopo la ripete detta meglio. Quindi quello che aveva detto in Orizzonti di Gloria, in realtà lo sta dicendo nuovamente proprio in 2000, Odissea nello spazio. Poi farà un passo indietro, racconterà non la prima guerra mondiale, ma la guerra ottocentesca di Barry Lyndon, e la guerra dell'Ottocento è una guerra completamente diversa, e successivamente in Full Metal Jacket racconterà il Vietnam. E in tutti quanti questi film l'idea di fondo è sempre la stessa, che l'uomo migliora, cresce, si evolve terribilmente perché combatte, perché impara a fare la guerra. Ma il passaggio di Kubrick è ancora più significativo, perché in realtà nel momento in cui un individuo comincia a ragionare e comincia a pensare in una prospettiva per cui un oggetto quotidiano, può essere anche una sedia, può essere anche una tenda, viene astratto dalla funzione per la quale è stato creato, la sedia per sedersi, la tenda per coprire, e viene messo in un altro contesto. L'ha fatto Duchamp con il pisciatoio, scusate il termine, l'ha messo dentro un museo e l'ho fatto diventare un'opera d'arte. Nel momento in cui io prendo una sedia, invece di sedermi, la uso come scala per salire più in alto, io in realtà sto facendo un'operazione di carattere artistico. Io faccio arte, trasformando gli oggetti che ho davanti a me, utilizzandoli per una funzione diversa da quella che per cui erano stati creati. E nel momento in cui io faccio questo, io in realtà sto facendo la cosa più straordinaria che l'uomo può fare. Per cui Kubrick ci sta dicendo una cosa ancora più terribile. Ci sta dicendo che le cose per le quali l'uomo è straordinario, la Cappella Sistina, le fughe di Bach, la nona sinfonia di Beethoven, tutte le cose più straordinarie che ci possono venire in mente, quelle cose così straordinarie ci vengono in mente per lo stesso meccanismo mentale, per lo stesso salto evolutivo per cui l'uomo impara a combattere. Noi siamo uomini terribilmente perché sappiamo fare i grandi affreschi e
perché sappiamo imparare a combattere. E questo diventa metafora ancora più straordinaria proprio in Full Metal Jacket, perché in Full Metal Jacket il soldato protagonista del film ha un elmetto, su questo elmetto c'è scritto Born to Kill, un messaggio molto molto significativo, nato per combattere, e a fianco c'è il simbolo del pacifismo, il simbolo della pace, perché sono due realtà dell'uomo interconnesse, ed è questo l'aspetto più terribile della guerra. E diventa molto significativo nel momento in cui pensiamo alla Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale è una guerra di transizione, la grande guerra a questo è stata, perché negli anni precedenti, nei secoli precedenti, la guerra era qualcosa che si combatteva in maniera, tra virgolette, quasi educata. C'erano i vari eserciti che si fronteggiavano di fronte all'altro, Barry Lyndon lo descrive in maniera esemplare, Kubrick, ma tutto sommato era una guerra in cui quello che contava principalmente era poi alla fine il corpo a corpo finale, per cui era l'uomo contro l'uomo. Con la Prima Guerra Mondiale, come per l'osso, che diventa una nuova arma per la scimmia che diventa uomo, nella Prima Guerra Mondiale cominciano a venire fuori nuove forme di armamenti, comincia a venire fuori la battaglia di trincea, si comincia a scavare per combattere, e questo è un primo elemento che dà molto, molto fastidio a quelli che combattevano nel vecchio modo in cui si combatteva la guerra. Si cominciano a utilizzare gas, si comincia a creare un meccanismo di omicidio di massa del quale noi oggi siamo figli. La Seconda Guerra Mondiale è una perfetta prosecuzione della prima. I campi di sterminio che servono per uccidere le persone e non per nasconderle, per impedire loro di combattere, sono una filiazione diretta della Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale è come l'osso per le scimmie, un passaggio da un vecchio modo di concepire la guerra ad un nuovo modo di concepire la guerra, da un sistema in cui ancora c'era una cavalleria del combattimento a un momento in cui il combattimento diventa definitivamente sporco, diventa definitivamente disumanizzato. Ma questa doppia arma Kubrick l'aveva cantata in maniera straordinaria in Orizzonti di Gloria. Vi faccio vedere la clip finale di Orizzonti di Gloria. Orizzonti di Gloria è una storia di una battaglia di trincea. A un certo punto si verifica una situazione per cui alcuni soldati disertano e si deve, come si faceva sempre nella Prima Guerra Mondiale, giustiziare i soldati che hanno disertato. Gli ufficiali hanno una consapevolezza che in questa guerra così sporca, in questa guerra così brutta, la diserzione è sensata. Si comprende il soldato che non vuole più combattere. E quindi uccidere il soldato che ha disertato diventa una cosa difficile. Nel film, nonostante tutti i tentativi per impedire la giustizia, che questi soldati venissero giustiziati, alla fine trionfa la ragione della giustizia dell'esercito, i soldati vengono giustiziati e c'è un momento di svago alla fine. I soldati, prima di ritornare al fronte, si fermano e vivono questa situazione. Guten Tag.
naturale. Io non so ballare, non so dire barzellette e non so tenere palline in equilibrio sul suolato, ma canta come un usignolo all'uvola d'oro. Coraggio Belletta, canta una canzone! Che ha cominciato con la prima guerra mondiale è quello di trasformare il soldato
che prima era ancora una persona, che poteva avere dei sentimenti, poteva avere delle emozioni, ma che non servono più nella guerra, che non servono più nel combattimento. La guerra deve diventare sempre di più, secondo il meccanismo che viene inaugurato nella prima guerra mondiale, carne da cannone, munizione da macello. Serve perché deve andare a conquistare la trincea avversa. La prima guerra mondiale è una guerra di proporzioni, una guerra di eserciti. L'individuo comincia a scomparire. E forse l'autore che l'ha cantato meglio, io purtroppo non ho una clip da farvi vedere, quindi lo devo soltanto raccontare, è Jean Renoir, che nel 1937 realizza La grande illusione, La grande illusione, che è considerato unanimemente come uno dei grandissimi capolavori della storia del cinema, in cui racconta la storia della guerra vista da due diversi punti di vista. Il primo è quello dei nobili ufficiali, quelli che ancora combattono col pensiero rivolto alle guerre del passato, quando non si doveva scavare per combattere, si andava a cavallo per combattere, quando c'era una nobiltà nel combattimento, e sono quelli che sono destinati a morire. Infatti i due personaggi muoiono tutti e due poi alla fine del film, e sono appunto i due personaggi che raccontano e dicono: sì, però questa guerra comunque vada, chiunque vinca, è la guerra nella quale noi, classe nobiliare, noi, vecchio modo di combattere, siamo destinati a morire, ed è un conto. L'altro punto di vista del film è quello dei soldati semplici, ai quali Renoir ha ancora la forza di demandare la speranza per un futuro migliore, speranza che viene disattesa quasi immediatamente, perché il film viene girato nel 1937, negato e odiato da tutti quanti in Germania durante il filonazismo, viene addirittura proibita la proiezione di questo film, nella Francia occupata non potrà essere proiettato, in Italia viene proiettato per la prima volta durante la Mostra del Cinema di Venezia, dove addirittura vince un premio, ma tagliandolo e censurandolo, perché è un film che ci racconta ancora la pace in un momento in cui il mondo vuole tornare in guerra, e questo è terribile. E quindi La grande illusione, il titolo quasi enigmatico di questo film, diventa profetico. La grande illusione è la pace, stiamo andando nuovamente verso la guerra. Il cinema la grande guerra l'ha cantato tanto spesso, l'ha raccontato molto spesso, addirittura è andato in diretta a raccontarlo, perché la grande guerra è stata una guerra in cui il cinema era già nato. Il cinema nasce nel 1895, ha 20 anni quando scoppia il conflitto mondiale, è quasi maggiorenne, si potrebbe dire, ha già un linguaggio, ha già un modo di raccontare le storie, ha già cominciato a fare i grandi colossi, ha già i generi cinematografici, c'è il cinema di fantascienza, c'è il cinema horror, addirittura già sta nascendo, c'è il genere del cinema drammatico, il cinema comico e così via. Però il cinema va direttamente in trincea, va a filmare le cose che succedono durante la prima guerra mondiale. E qui noi italiani abbiamo poca ambiguità nelle nostre linee, nelle nostre cose, nel nostro linguaggio, la nostra lingua è una lingua piena di sfumature. Abbiamo addirittura due modi diversi per dire quello che in inglese si viene detto soltanto con un solo modo, è l'avio, che significa in inglese sia io ti amo che ti voglio bene. Questa sfumatura gli inglesi non ce l'hanno, noi italiani invece sì. Però questo fatto che molte parole dicono cose contemporaneamente, dicono tante cose contemporaneamente, alle volte diventa significativo, alle volte diventa importante. Per esempio, in inglese to play significa contemporaneamente giocare, recitare, suonare. Questa è una cosa che per sé molto bella. Renoir, che abbiamo appena citato, ci parla un film intero sopra la regola du jeu, la regola del gioco. In inglese, però, c'è un'altra ambiguità che è particolarmente feconda e particolarmente significativa, e che a Kubrick piace particolarmente, perché il verbo to shoot in inglese significa contemporaneamente sparare, linguaggio guerresco in maniera significativa, ma significa anche riprendere con la macchina da presa. E le macchine da presa sono andate sul fronte. Io, per farvi proprio un piccolo esempio, io, proprio perché ci interessa direttamente, ripreso alcune immagini, non c'è musica, quindi ci posso parlare tranquillamente sopra, alcune immagini della prima guerra mondiale che sono state riprese da truppe serbe durante il conflitto. Sono immagini molto rare queste che stiamo vedendo in questo momento sullo schermo,
Tra l'altro, ultimamente, proprio nelle giornate del cinema muto, un intero film di produzione ex jugoslava è stato proiettato oggi per la prima volta, quindi le stiamo ancora scoprendo queste immagini, le stiamo ancora trovando negli archivi polverosi e umidi delle varie cineteche. Sono immagini che ci raccontano in diretta la prima guerra mondiale, perché il cinema è andato sul fronte, letteralmente, ha combattuto sul fronte. Ci sono tra le tra virgolette vittime della prima guerra mondiale un sacco di macchine da presa e un sacco di camere che erano dietro le macchine da presa, perché letteralmente questo succedeva. Qui siamo in un contesto di cinema di finzione e di cinema documentario. La macchina da presa va e riprende quello che succede e lo riprende senza troppi filtri. Non c'era ancora l'idea di non offendere troppo il proprio pubblico con immagini che potessero essere di cattivo gusto. E quindi vedete anche tranquillamente tantissimi cadaveri, tantissime persone che sono morte, tantissime situazioni anche brutali, atroci della guerra. Queste immagini servivano per convincere i ragazzi che ancora non si erano arruolati ad arruolarsi per andare a combattere al fronte. Quindi avevano un uso, un significato che noi oggi possiamo considerare abbastanza negativamente, in fin dei conti. Erano un po' delle immagini che servivano a smuovere le coscienze per convincere le persone che la guerra poteva essere qualcosa di giusto. Il cinema di propaganda comincia a muovere sui primi passi proprio durante la prima guerra mondiale. Non è ancora un cinema di propaganda capace di essere veramente di propaganda. Il cinema di propaganda è quello che veramente lo fa in maniera convinta e convincente, quello della seconda guerra mondiale, dove addirittura c'è un ufficio per il cinema di propaganda a livello nazionale. Però comincia a muovere i suoi primi passi, è un primo pezzo. Hollywood non sta a guardare queste cose, addirittura decide di girare un intero film di finzione, questa volta sul fronte. Nel 1918, quindi quando la guerra sta già finendo, un regista famosissimo della storia del cinema, uno dei padri del cinema narrativo, che è Griffith, va sul conflitto, sui luoghi del conflitto, a girare un melodramma. Quindi una storia inventata, una storia di amore, una storia di lacrime, una storia in cui ci sono tante cose, ma Griffith fa una cosa molto particolare, che a quei tempi era abbastanza normale, perché a quei tempi non c'era molta differenza tra documentario e film di finzione, tutto sommato il cinema era un po' un grande calderone in cui tutto era possibile e tutto si confondeva con tutto. Ma in questo caso particolare lui fa una cosa che è particolarissima, porta le macchine da presa sul fronte per realizzare delle inquadrature che non servono per un documentario ma per un film di finzione. E nel fare questo sacrifica, tra virgolette, diverse macchine da presa che vengono bombardate, vengono distrutte, lui stesso rischia in prima linea la propria pelle, non troppo ma abbastanza. Ed è una cosa talmente inedita che quando questo film, che si intitola Earth of the World, Cuori del Mondo, esce nel cinema, deve uscire con una piccola clip introduttiva su alcune inquadrature e alcune didascalie che informano il proprio pubblico che sì, il film è una pura e semplice invenzione, ma le immagini che vediamo del fronte soprattutto sono immagini riprese direttamente in prima persona dalla troupe cinematografica che è lì insieme con i soldati. Quindi molte delle inquadrature di questo film, sulle quali si può ancora parlare, sono immagini dal fronte. Queste sono immagini dal fronte, non sono ricostruite in studio, assolutamente. Questi sono soldati che stanno veramente combattendo. Quindi noi li vediamo paradossalmente in un film di finzione, ma appunto sono immagini dal fronte. Immagini particolari. Vi dicevo, Griffith è uno dei pionieri della storia del cinema mondiale, è quello che ha inventato il montaggio, alcuni dicono così, ma in realtà non è vero, ma comunque è quello che l'ha perfezionato. Tutto il cinema di oggi nasce sulle sperimentazioni di Griffith, nasce sulle invenzioni linguistiche di Griffith. E Griffith ha sempre cantato la guerra nel suo cinema, non soltanto in questo film, ma anche in altri. Questi primi piani invece sono immagini di finzione. Vedete il montaggio su cui gioca Griffith? Alcune inquadrature sono inquadrature che gira in studio con gli attori che non poteva mettere a rischio, altre immagini sono invece soldati che combattono sul fronte veramente. E diventa veramente difficile per lo storico, in alcuni casi è evidente,
in alcuni casi è difficile capire quali sono le immagini girate per fare film, per fare spettacolo, e quali sono le immagini che invece sono girate direttamente sul fronte. Ma questa dicotomia tra spettacolo perché bisogna fare incasso, che è tipica filosofia hollywoodiana, e l'orrore della guerra è una delle caratteristiche fondanti di tutto quanto il cinema del tempo. Non è l'unico regista che racconta la Grande Guerra, ce n'è stato un altro, molto significativo, molto importante. Questo autore si chiama Charlie Chaplin, lo conoscono tutti quanti. Charlie Chaplin non è andato sul fronte, ma si è ripreso molte delle immagini del fronte per costruire il suo film, e sempre nel 18 realizza una comica, perché per questo Chaplin è un autore comico, che si intitola Sean de Ramos, in italiano Charlot Soldato, che racconta la Grande Guerra come la racconta Chaplin. Su queste immagini di Chaplin, sfumiamo sulla cavalleria, su queste immagini di Chaplin non parlo sopra, ce lo godiamo e ce lo viviamo così com'è. Notizie da casa. Sulla Grande Guerra non ha avuto rimpianti, perché tutto sommato la Grande Guerra
è una guerra che è ancora, come vi dicevo prima, di transizione, una guerra ancora meno sporca, tra virgolette, se si può parlare di quantità di sporcizia per quanto riguarda la guerra rispetto appunto alla prima guerra mondiale. Questo film che abbiamo visto ha una particolarità che lo rende particolarmente significativo e veramente importante, ed è legata alla scena che abbiamo appena visto. Voi avete visto, c'è cioè, il momento in cui arrivano le notizie da casa, tutti quanti i soldati ricevono i loro pacchi da casa, c'è cioè, Lina Charlot non riceve assolutamente nulla, se ne dispera, esce fuori, trova un soldato che sta leggendo una lettera e si mette a leggere la lettera anche lui. A un certo punto c'è letteralmente un duetto tra i due personaggi che leggono. Poi il soldato si accorge che qualcuno gli sta leggendo alle spalle, ritira la lettera e il meccanismo di comicità si esaurisce in questo. È un meccanismo di comicità particolare perché Chaplin, per rendere la sua comicità che è sottile, non è una comicità di quelle che fanno ridere in maniera grassa, ha bisogno dell'altro, ha bisogno di un'altra persona. Tutto Charlot Soldato è un film, paradossalmente, in cui il meccanismo comico è un meccanismo che nasce nel momento in cui il personaggio è in relazione con qualcun altro. E in questo c'è letteralmente un grandissimo messaggio, perché in un certo senso è come se Charlot ci stesse dicendo: finché c'è un solo personaggio, finché c'è una sola persona che riesce a dire io, lì è la guerra. La guerra è qualcosa che riguarda l'io, io Italia, io Francia, io Germania, io esercito. Nel momento in cui c'è un'altra persona, c'è un altro personaggio sulla scena insieme con me, c'è una persona per la quale io posso provare empatia, affetto, posso provare le sue stesse emozioni, allora si è in due. Ed è la pace, la possibilità della pace, perché la guerra parla la lingua dell'io, la pace può parlare solo la lingua del noi. E questo è uno dei grandi messaggi di tutto quanto il cinema di Chaplin, perché tutto quanto il suo cinema è un cinema che nasce sempre dal scoprire l'altro, provare le emozioni dell'altro, quello che durante la guerra purtroppo, tristemente, tendiamo troppo incredibilmente a dimenticare. Mentre tutto questo succede, la prima guerra mondiale già fa le prime vittime. La vittima più significativa, più straordinaria, più incredibile, non ne parla del cinema, che non muore perché è colpito da una bomba o perché è colpito da una sparatoria, muore perché il mondo durante la prima guerra mondiale va avanti e lui non riesce a stare alle spalle, non riesce a stare indietro. Questo personaggio è Georges Méliès. Non so se qualcuno di voi l'ha mai sentito nominare, questo grande pioniere del cinema fantastico, questo grande straordinario interprete di un cinema che sogna ancora e che purtroppo non può sognare più alla fine dell'inizio della prima guerra mondiale. Di Georges Méliès vi faccio vedere, mentre ci parlo sopra, un pezzettino di Viaggio a una luna. Un cannone, quello che vedete sullo schermo, che non serve per colpire qualcun altro, per uccidere qualcun altro, ma per mandare un missile sulla Luna con delle persone dentro che devono essere i primi serenauti, le prime persone che letteralmente conquistano la Luna. Quindi uno strumento di guerra utilizzato, siamo nel 1902, per fare qualcosa di puramente fantasioso, di puramente straordinario, di puramente una pure semplice fuga nell'immaginazione. Ecco, durante la prima guerra mondiale questa cosa diventa assolutamente impossibile. Il pubblico della prima guerra mondiale non può reggere un missile che si va a conficcare nell'occhio della Luna. Diventa qualcosa di completamente fuori tempo, fuori luogo. Méliès realizza l'ultimo film nel 1912, momento in cui veramente si stanno cominciando ad addensare i fumi della guerra, dopodiché non riesce più a realizzare film perché il pubblico è troppo impregnato di propaganda bellicista, ha troppa voglia di andare letteralmente sul fronte a combattere e queste immagini, che sono appunto immagini di sogno, di fantasia, diventano fuori tempo. Perché citare Méliès? Méliès non è l'unico artista che smette di realizzare film come comincia la guerra. Per un semplice motivo, Méliès realizzava i suoi film dentro uno studio poco fuori Parigi,
uno studio straordinario che purtroppo è andato completamente distrutto dopo la seconda guerra mondiale, quindi non abbiamo praticamente più nulla, ma la sua, i suoi studi cinematografici durante la prima guerra mondiale sono stati convertiti, e questo è uno dei grandi momenti di triste ironia della storia del cinema, sono stati convertiti in rifugio e ospedale per i soldati che tornavano dal fronte feriti. La fantasia soccombe, muore con la guerra, e Méliès è la vittima più illustre della guerra, non perché muoia con la guerra, come vi dicevo prima, ma perché è la fantasia che muore con la guerra, è la nostra voglia di sognare che muore con la guerra, e questo è veramente la cosa più triste che possa succedere. E Méliès ci porta direttamente all'ultima clip che vorrei farvi vedere prima di passare alla visione del film, che è tratta da un film recentissimo, che però è girato nello spirito di Méliès. Si tratta di una trasposizione cinematografica del Flauto Magico di Mozart, realizzata da Kenneth Branagh, che praticamente riprende completamente l'opera di Mozart, ma la reinventa, riambientandola nella prima guerra mondiale. E qui vediamo come alcune trovate da Méliès fantasiose, divertenti, inaspettate, cominciano a tornare anche all'interno del cinema che riguarda la prima guerra mondiale. La sequenza dura 6 minuti, grosso modo, poco più, poco meno, ed è girata con un'unica inquadratura, un piano sequenza, quindi non ci sono stati di montaggio, e l'inizio del film coincide con l'inizio della guerra. Guardiamo l'immagine e poi la commentiamo insieme.
Paradossalmente, nell'immagine iniziale di 2001 di Stare allo spazio di Kubrick.